Il piede. Il piede umano è un'opera d'arte ed un capolavoro di ingegneria. Non è una mia frase, Michelangelo Buonarroti. E allora dice, usiamoli questi piedi, invece molte volte effettivamente siamo attenti alle calzature che devono essere coprenti, devono assolutamente essere morbide, eccetera. I ricercatori hanno analizzato una serie di atleti di alto livello per 16 settimane facendoli correre in barefoot, cioè quelle scarpe molto minimali che effettivamente riducono solamente la possibilità del piede di non farsi male, però poi hanno effettivamente è quasi come correre scalzi. Cosa è successo? Sono stati analizzati nel pre e nel post e sono stati comparati sia atleti che avevano questo tipo di allenamento, quindi in barefoot, e atleti che invece si allenavano con scarpe ordinarie. Cosa è avvenuto? Dopo 16 settimane, tre parametri fondamentali, ovvero la forza d'impatto, lo shock, l'attenuazione dello shock e l'attivazione muscolare, sono diminuiti. Sono diminuiti fortemente, e non solo a chi si è allenato col barefoot, quindi ovviamente rifacendo il test con il barefoot, ma anche rifacendo il test con la calzatura normale. Questo ci fa capire che effettivamente anche il gesto atletico, il gesto economico e anche una migliore qualità, che può essere un'espressione di una migliore tecnica, può essere utilizzato facendo un periodo di allenamento anche con calzature minimali, riducendo l'impatto, riducendo lo shock e riducendo l'attivazione muscolare. Può essere un'idea interessante da abbinare ovviamente con un allenatore o un preparatore che possono poi calcolare esattamente quali possono essere esattamente le migliori metodologie, magari anche consultando la ricerca che ho inserito qui a fianco a me. Grazie se l'argomento ti è interessato, ci sentiamo domani. Ciao.